Questa visita pastorale del Santo Padre è per noi asiatici un incoraggiamento, no? Perché noi in questo vasto continente noi rimaniamo un piccolo gregge, però non è il numero che conta, la testimonianza, lo zelo di essere missionari della fede e in un modo di dialogare con la realtà asiatici. Per noi e per me questo è un punto nodale del discorso del Santo Padre. La Chiesa in Asia è chiamata del Signore di dare una vera testimonianza, no? Come cristiani, radicata, una testimonianza radicata nell'identità cristiana. Però l'identità cristiana è un'identità aperta a tutto, no? Per abbracciare il mondo, i poveri e i sofferenti. L'impatto di questo pontefice argentino con i popoli asiatici, due mondi apparentemente lontanissimi, secondo lei è stato un impatto positivo, felice? Sì, sì, sì. Noi filippini, sotto l'amministrazione del governo spagnolo per 300 anni, no? Ci sentiamo una affinità con il Santo Padre, perché il suo modo di parlare, la religiosità popolare, la devozione alla Madonna, questi sono la prima volta che la gente filippina ha visto il Santo Padre, ma è come noi, lui è come noi. Abbracci aperti, no? Aspettiamo la visita del Santo Padre.